campionato e non di Coppa come quest'anno. Sì, sì, è arrivato un gol importantissimo, sono contento sia per me perché lo volevo da tanto e sia per la squadra perché come si era messa la partita abbiamo ottenuto un punto importantissimo contro comunque una squadra forte e quindi come ho detto sono molto felice e spero di dare una continuità. Quello che è piaciuto per breve è l'atteggiamento della squadra, neppure dopo aver subito il gol eravamo mollato, soprattutto è rimasto compatto, non si è diviso. Sì, sì, siamo stati molto bravi in questo perché comunque nel primo tempo abbiamo fatto un po' di fatica. Nel secondo però siamo rimasti in partita e non ci siamo abbassati, anzi ci siamo alzati, abbiamo alzato il pressing come poi il mister ci aveva chiesto e siamo riusciti a trovare un pareggio importante. Che significa essere sbloccato da un punto di vista psicologico, soprattutto per te, che cercavi il gol da campo? Ma è una gioia perché comunque come un attaccante poi come sono io, quando non arriva il gol non è facile. Però con il lavoro, senza mai mollare, sono riuscito finalmente a trovarlo e adesso con equilibrio devo trovare la continuità giusta e sono molto contento. C'è una dedica particolare? È una dedica particolare a mia nonna che sono 6 anni che è scomparsa, oggi il 13 novembre, e quindi lo dedico a lei. Grazie.